Salve a tutti, con questa piccola video lezione voglio spiegare la moltiplicazione e divisione di numeri relativi. Per iniziare, devo ricordarmi la famosa regoletta dei segni concordi, come in questo caso, più e più mi darà un più se sono moltiplicati e se sono divisi, anche in questo caso meno e meno mi darà più e discordi, più per meno mi dà meno, meno per più mi dà meno. Allora, applicando queste due semplicissime regole, io posso affrontare tutte le moltiplicazioni, come in questo caso segno discorde, alla fine il risultato sarà un meno, più per meno, meno, quindi 9. Ecco, questo caso è praticamente identico, dove il meno per il più mi dà sempre meno 9, e in questo caso il segno più per più mi dà più 9. Anche in questo caso meno 3 per meno 3 mi dà più 9, anche se i numeri relativi sono tutti e due negativi. Quindi questa importante regoletta bisogna impararla per poterla poi applicare nel caso della moltiplicazione, ma anche nel caso della divisione. Adesso, usando sempre il 3, proviamo a scrivere più 3 diviso meno 3, segni discordi, più e meno, il risultato sarà un meno 1. 3 diviso 3 è meno 1. Stessa identica cosa avviene se io inverto meno 3 più 3, il risultato sarà sempre meno 1. Il valore assoluto è quello e il valore relativo è meno. Quindi, invece, nel caso dei segni concordi, più 3 diviso più 3, il risultato è più 1, e così meno 3 diviso meno 3, il risultato è sempre più 1. Quindi, applicando la regola, applicando questa regola dei segni, posso affrontare tranquillamente anche un'espressione con più moltiplicazioni o divisioni. Ecco, questo è un altro caso. Per esempio, il mio meno 3 lo moltiplico per più 4 e poi lo rimoltiplico per meno 5. Cosa farà? Allora, più per meno diventa un meno, il meno per meno diventa un più. Quindi il risultato relativo è un positivo. 3 per 4, 12, 12 per 5, 60. Ecco, cambiamo gli stessi identici numeri, ma lasciamo il valore assoluto e cambiamo il valore relativo. Più 3 che moltiplica, più 4 che moltiplica, più 5. Il valore sarà sempre 60, però questa volta tutti i segni sono concordi, per cui alla fine sarà più 60. Anche in questo caso, nel caso di segni concordi più 3 che moltiplica meno 4 che moltiplica più 5, farà più 60. E adesso andiamo a spiegare perché. Perché il meno 3 per meno 4, il meno per meno mi dà come risultato un più, e il più per il più, risultato è più. Quindi attenzione quando si fanno le moltiplicazioni o le divisioni ai segni. Facciamo un altro esercizio con le divisioni. Meno 6 diviso più 2, segni discordi, quindi sarà un meno. 6 diviso 2, 3. Il risultato è meno 3. Spero di essere chiaro, buona attenzione e buon esercizio.